Buongiorno a tutti anche da parte mia. Io quando ho incontrato i promotori di questa iniziativa mi sono subito entusiasmato, tant'è che abbiamo messo a disposizione il nostro urban center in galleria, entrando dalla piazza della Scala sulla destra, trovate l'urban center, troverete iniziative in quel luogo durante questa settimana. Mi sono subito entusiasmato perché mi è parso veramente interessante portare un'iniziativa come questa a Milano e che loro abbiano scelto Milano, perché conferma di una vitalità comunque del nostro territorio. Lo racconto da due punti di vista, questo mio positivo riscontro di quello che stanno facendo. Il primo, vogliono fare una sorta di fuori salone del social network. Per me è una grandissima opportunità. Loro sono imprenditori, noi siamo una città, io sono convinto che se una cosa come quella che stanno facendo avrà spazio, prenderà piede, per loro sarà una grande opportunità di investimento, perché toccano un tema di grande interesse, per la nostra città sarà una grande opportunità di mettersi al centro di un dibattito di livello internazionale e che possa far vivere la nostra città di una vitalità che vediamo in qualche periodo dell'anno, ma non sempre. E allora ho subito dato disponibilità a mettermi a disposizione di quello che loro stessi stavano facendo, perché peraltro nei nostri dialoghi mi raccontavano che l'Italia è uno dei paesi in cui il telefonino, lo smartphone anzi, è uno strumento dei più, dal punto di vista delle quantità presenti in Italia rispetto alla popolazione, siamo ai vertici mondiali. Però non realizziamo noi il software, non realizziamo noi gli applicativi, persone forse, anzi, capaci che dall'Italia partono e vanno in giro per il mondo, realizzano cose che poi in Italia vengono utilizzate. E allora un fuori salone, come quello che loro stanno pensando, può rappresentare anche una grande opportunità, un humus del nostro territorio, perché qui possano nascere imprese, piccole imprese, realtà, persone che investono in questo settore e trovano spazio per farlo. Tenete presente che sto lavorando personalmente con altri a questa grande, questo grande sogno, visione che è il nuovo piano di governo del territorio, che ha come nel suo DNA la volontà di far sì che le piccole realtà che nascono dal basso possano trovare spazio per affermarsi. Si chiama sussidiarietà in Italia dalla dottrina sociale della Chiesa, si chiama Big Society in Inghilterra, se ne parla tantissimo in questi giorni, ma sta raccontando Cameron, campagna del primo ministro, ed è una cosa che evoca la possibilità che ci sia responsabilità di ciascuno per lo sviluppo del territorio. Evoca e noi lo studiamo con il territorio, vi invito ad andare a leggerlo, non mi soffermo ovviamente su questo tema adesso, ma vi invito perché siamo in una fase di osservazione dei cittadini, quindi il vostro contributo può essere interessante, se lo volete dare sarà certamente interessante. Nel piano di governo del territorio noi lanciamo a 360 gradi questo tema, cioè la volontà e la responsabilità del sindaco aiuti lo sviluppo della città. Allora, il primo tema per cui io ho sostenuto e sostengo volentieri questa iniziativa è, se vogliamo dirlo in modo sintetico, che il prossimo Steve Jobs nasca a Milano, perché questa cosa possa accadere, che immaginiamo sia un incubatore di imprese diffuso. Perché questo possa accadere, c'è bisogno che ci sia un humus, c'è bisogno che ci si metta il seme. Ecco, quello che loro stanno facendo oggi è un seme, è uno dei segni possibili di un sogno così ambizioso. Se nascesse a Milano, il nuovo Steve Jobs, dicevo anche l'altro giorno durante la conferenza stampa inaugurale, oggi forse troverebbe un sottoscala qualcuno che per motivi di sicurezza o di igiene gli chiuderebbe lo spazio. Con un nuovo piano di governo al territorio troverà, perché ci sono le regole incentivanti per questo, troverà chi gli fornirà lo spazio a prezzi praticamente nulli. Del primo tema. Secondo, molto velocemente, città 2.0 al convegno di oggi. Milano vuole essere una città 2.0, cioè Milano vuole essere una città che possa usare anche questo nuovo approccio alle tecnologie, perché ci sia una condivisione nello sviluppo, una corresponsabilità nello sviluppo. Ecco, uso la parola corresponsabilità.
cosa rendono possibili questi social network? Rende possibile il fatto che per poter partecipare non si debbano avere dei prerequisiti. Cioè rimettono al centro, danno la possibilità che sia rimessa al centro la persona. Cioè chiunque può partecipare, basta avere una connessione, c'è niente. Qualcosa che hanno tutti oggi. E lo hanno tutti anche sempre di più attraverso questi strumenti, quindi strumenti che si usano quotidianamente senza doversi fermare in un punto a caso. Allora, dico che il fatto che ci siano realtà come voi, momenti come questi, aiuta anche la pubblica amministrazione a fare questi passi avanti di trasparenza, perché chiunque possa sapere quello che sta accadendo e possa contribuirvi. Su questo chiudo, dico due cose però, anzi dico due cose che rendono veramente quello che sto dicendo un percorso reale. Primo, soprattutto per quel che riguarda i contributi che si possono dare allo sviluppo della città, le tecnologie, la trasparenza, diciamo città 2.0 vuol dire responsabilità, non vuol dire appena posso dire la mia, sono due cose diverse. Il lamento non fa parte della possibilità di sviluppo, l'intrapresa personale, la corresponsabilità ne fa parte. L'intrapresa personale che gli organizzatori di social media hanno messo in campo è esattamente di questa natura. Impariamo da loro di giocare con questi strumenti una corresponsabilità e non un sistema di lamentazione che non crea sviluppo per la città ma blocca il sistema. Seconda cosa, questi strumenti hanno ovviamente un grande pericolo che non dobbiamo correre, anzi che correremo senz'altro ma su cui dobbiamo essere forti per poter vincere, cioè il rischio è quello di sostituire la realtà con una realtà virtuale. Se questi strumenti, social network, sono strumenti che aiutano a giocare una partita seria sulla realtà concreta, viva questi strumenti, noi così li vogliamo usare e ci vogliamo far aiutare perché abbiamo avanti di noi. Se sostituiscono la realtà, amici miei, buttiamoli via. La volontà che io gioco con voi, per cui la grande apertura che ho potuto dare e che darò a chi investe in questo settore è tutto perché mi sembra evidente che possono essere questi nuovi strumenti, nuovi approcci a tecnologie che aiutano la lettura, il coinvolgimento, la responsabilità e il cambiamento della realtà per un bene comune. Per uno che fa politica questa è la lettura che io ritengo opportuno debba essere data. Quindi viva queste iniziative, vivano queste iniziative come queste, aiutiamoci a far sì che portino con sé una corresponsabilità, perché la città con voi, con noi, insieme, possa fare passi avanti. Con queste ultime parole io credo di dover dare, quanto mi hanno detto, l'apertura a questa settimana, però lascio la parola agli organizzatori perché ne descrivano tutti i connotati che pure io ascolto.